benvenuti, grazie di essere qui e, e cominciamo subito a parlare eh, questa sera della nave dei condannati e folli davanti al Palazzo dei Dogi. Alla fine del Medioevo, con l'inizio dell'umanesimo, quindi siamo nel 1494, c'è Sebastian Brandt che scrive la Nave dei folli, Stultifera Navis. È un libro provocatorio, è un libro che segna la eh, nuova rivoluzione che sarà poi quella umanistico-rinascimentale. Perché? Perché praticamente adotta la follia come grande vis, grande forza critica a tutto ciò che la ragione ha creato nella società, nella religione, nella civiltà occidentale. Quindi la fol follia diventa la chiave per una più profonda conoscenza, per una più veridica lettura della realtà, delle cose, delle teorie, delle culture. E vi sono vari pittori e vari incisori, Dürer per esempio, Hieronymus Bosch, che sono affascinati da questa idea, perché in realtà ormai. Il Medioevo sta volgendo alla sua fine e si sta rendendo conto, girandosi alle spalle, che vi è un germe nuovo e vi è qualche cosa che spinge ad un cambiamento radicale, nel senso della moralità, nel senso che poi dopo vedremo nella eh, Riforma protestante e soprattutto nel grande Rinascimento italiano. Quindi Dürer ecco che fa questa incisione che ci fa eh, comprendere Qual è il senso del collocare la follia in una nave? Perché la nave affronta l'incognita del navigare, perché eh, la nave e la follia si perdono in un marasma indifferenziato per guadagnare poi dei porti sicuri, quindi per abbandonano il certo per un'incertezza per avere a poi un qualche cosa di migliore, di più sicuro, di più totale. Ma c'era anche una pratica che era in corso lungo i fiumi della Renania. Il matto che girava per i paesi, per quelle città, a un certo punto, quando se ne stancavano, lo imbarcavano su una nave che andasse a seguire il suo destino ad approdare ad altri lidi. Quindi c'era un po' di realtà e un po' anche di fantasia e molta cultura in questo. Noi conosciamo tutti questo famoso quadro di Hieronymus Bosch che nella nave mette la suora, il prete, gozzovigliano, gli ubriachi, vedete una specie di eh, jolly, di pazzo che è quasi eh, come un, un uccello annidato sull'albero, l'albero della nave è l'albero del bene e del male, e l'albero cioè? del paradiso terrestre. Quindi vedete come c'è una commissione di, di temi. A sinistra poi una pagina appunto del Sebastian Brandt, della eh, nave dei folli. Questa introduzione ve l'ho fatto perché ovviamente questa citazione è colma di suggestioni di immagini, anche di irrealtà. Ma noi troviamo... Ecco ancora dei particolari appunto della nave dei folli, vedete eh, il frate, la monaca, il, il pazzo che è messo sotto, un'altra monaca che, che sta brandendo un, uh, una brocca, probabilmente di vino, degli altri che sono nell'acqua. Ecco, ma vi dicevo però, pensate il mio stupore quando, da molti secoli dopo, in archivio di Stato, trovo nei documenti, facendo una ricerca sulla follia, la citazione fu tradotto come pazzo furioso nella pubblica fusta. Cosa s'esta fusta? E allora comincio, come fanno i ricercatori, in mezzo a un mare di carte a cercare di capire che cos'è. Dopo uno ne trovo un altro, stavo esplorando delle fonti che erano relative all'organismo proprio, alla magistratura dei giudici di petizione, che erano i giudici che eh, attribuivano i pupilli e i mentecatti a dei tutori. Cioè cosa succedeva nella Venezia del 4, del 5, del 600, insomma nella, nella nostra Repubblica di Venezia? Che quando c'era un pazzo o una pazza in famiglia... Bastava andare da questi giudici di petizione con la testimonianza di due uomini o tre donne e eh, quindi questi prendevano atto, per pubblica fama, che questa persona, maschio o femmina, era fuori di senno. E quindi, prima cosa, le attribuivano un tutore un giudice di sostegno, come diremmo noi, perché la, la mh, preoccupazione primaria era quella di garantire la continuità alla società. E la continuità, sapete, è prima di tutto economica, quindi la continuità patrimoniale e familiare. Ecco perché questa magistratura dei giudici di petizione era così importante. Ma attenzione, quando succedeva che magari desse in escandescenze una donna? Beh, insomma, la condizione femminile era già una condizione eh, abbastanza mh, diciamo, controllata, sotto controllo, non aveva grandi li eh, libertà, non poteva disporre di eh, grandi patrimoni, però eh, quindi era più facile mettere sotto controllo e la si lasciava in famiglia. Quando accadeva invece per eh, qualche persona ricca o patrizia, beh, la cosa si faceva più complessa e soprattutto più urgente, perché bisognava porre sotto tutela, appunto, questa persona, fare gli inventari, bellissimi sono gli inventari che sono in questa magistratura perché danno uno spaccato dell'epoca, della casa, eh, dell'organizzazione anche delle biblioteche, se queste erano persone di cultura che possedevano biblioteche. Ecco, quindi io mh, ispezionando uh, tutte queste fonti Trovo questa citazione e fu posto in pubblica fusta. Questi erano dei matti che davano in escandescenze, quindi che non si potevano tenere in famiglia. E quindi comincio a vagare per le magistrature e mi imbatto nel magistrato all'Armar, che è il magistrato che si occupa di armare le navi della eh, Marina Veneta che andranno poi, eh, che partono dall'arsenale e andranno poi a condurre le loro battaglie oppure a condurre i loro traffici. E questi provveditori dell'Armara a un certo punto gestiscono questa nave. Questa nave che voi vedete è rappresentata in tutte le incisioni della piazza vista dal bacino e di Palazzo Ducale. È una nave particolare, è disalberata, cioè non ha l'albero, non ha le velle. È sempre coperta da un, da un telone e ha sempre i remi alzati. Perché questa immagine di questa nave? Perché non è destinata ai lunghi viaggi. Quindi non le servono uno o due alberi maestri, non le servono le vele, fa dei piccoli giri di addestramento. Ha il telone perché deve coprire e riparare dalle intemperie quei galeotti che lì imparano a remare. Dunque vi ho già anticipato quella che è la funzione e la nascita della pubblica fusta. Fra il 1543 e il 1545 un ammiraglio della Marina Veneziana, Cristoforo Canal, compare in Senato e in Maggior Consiglio e sostiene che non si possono più impiegare a Remo uomini liberi. I veneziani non vogliono più fare questo servizio che è pericoloso, è rischioso, non si torna non solo per le insidie dei pirati o le insidie dei nemici, ma soprattutto per la difficoltà di vincere quelle che sono le obiettive fatiche del Remo, di remare eh, e quindi e soprattutto di abituarsi a remare tutti assieme e tutti bloccati ai banchi del remo. Allora Cristoforo Canal eh, ha una soluzione, fra l'altro già adottata dalla flotta pontificia, da altre flotte, quella spagnola, <coughs> quella di impiegare i condannati. Si commutano le pene detentive in pene alla galera, cioè a remare ai banchi, incatenati ai banchi della galera. Per noi oggi dire è andato in galera significa eh, dire è andato in prigione, ma in realtà il termine non nasce così, nasce proprio quando si cominciò a commutare la pena della prigione, del carcere, in pena ai banchi delle galere. Ma molti di questi rei, di questi condannati, non avevano mai visto il mare, non sapevano men che meno come si eh, guidasse un remo, come si conducesse un remo. Quindi era importante creare una nave scuola e questa nave scuola venne ormeggiata davanti al Palazzo Ducale, per un fatto anche abbastanza semplice, le carceri erano ai piedi del Ponte della Paglia. E un altro motivo fu anche il fatto che una nave che era una nave militare con dei condannati che erano controllati da scapoli, cioè da eh, persone, da custodi addetti a istruirli ma anche addetti a custodirli, Beh, eh, era un presidio importante per la piazza qualora insorgessero dei tafferugli oppure si organizzassero degli attacchi al Palazzo Ducale. Perché sarebbe bastato che la fusta, che l'avete vista com'era disposta, Torno indietro e vi faccio vedere, era ormeggiata di prua, si girasse, puntasse i suoi cannoni sulla piazza e l'altra fila di cannoni sarebbe stata puntata verso il bacino. Quindi ecco la difesa da aggressori da terra e da aggressori dall'acqua. Quindi una presenza strategica anche perché era sotto il controllo del Consiglio dei Dieci. Quando la si istituì questa nave scuola e la si pose in questa posizione strategica, ecco che fu fornita e fu mantenuta dai provveditori all'Armar, cioè da quelli provveditori che creavano le navi per la flotta, le mettevano e le restauravano, le gestivano, ma fu gestita da chi tutelava la sicurezza della Repubblica l'organo supremo che aveva il compito di difendere la Repubblica da qualsiasi attentato e quindi doveva avere in occasione di emergenza il pieno controllo della piazza. Ecco perché la fusta si chiamò nave del Consiglio dei Dieci, perché ricadde come unico esempio della Marina Veneta sotto il diretto controllo di questo organo. Supremo, il patrono di fusta... Era scelto e eh, si riferiva ai comandi del Consiglio dei Dieci, mentre invece gli scapoli, l'Aguzzino e tutto il personale erano dei provveditori all'armare. Sono dei piccoli particolari che possono sembrare anche noiosi, ma ci fanno capire meglio come funzionasse la Repubblica. In questa immagine, vedete appunto lo sforzato in galea. Ecco come era vestito semplicemente e ecco come ehm, anche era incatenato perché veniva incatenato i banchi. Voi pensate quanto, quando c'erano decine e decine di questi uomini pronti ovviamente a fuggire, se, qual era la necessità anche di tenerli tutti incatenati e fermi uno vicino all'altro, anche perché la remata doveva essere una remata assolutamente in sintonia. Di tutti, i, di tutti i rematori. Vi erano poi ovviamente degli eh, uomini liberi che venivano pagati, questo è un quadro che si trova in Arsenale dove vediamo i provveditori della Mar che stanno dando la mercede a quegli uomini che si imbarcano nelle navi come marinai o addirittura come soldati, una parte dei marinai erano anche dediti a difendere le navi e le merci. E questa era la situazione a remo delle galere. Voi vedete questi forzati che erano incatenati uno vicino all'altro e dovevano andare a ritmo perché altrimenti la nave non procedeva. Ecco qui dietro. Anzi, davanti, ma è in realtà la poppa della nave, quella persona in piedi è l'aguzzino, e cioè il, lo scapolo o comunque il sorvegliante che dà il ritmo della remata e che appunto ecco il nome aguzzino. In caso i rematori non vadano a remo, ha anche uno scudiscio per, per colpirli. Ma torniamo alla nostra fusta. Perché si chiama fusta? Perché in realtà il primo tipo di imbarcazione fu la bireme veneziana, un'imbarcazione molto agile che aveva la caratteristica di avere un filo singolo di remi dalla prua all'albero e una fila doppia di remi dall'albero alla poppa. Intanto era più maneggevole, quindi si imparava anche meglio. E poi... Era un tipo di imbarcazione che era adatta per un po' la guerra, diciamo, di corsa, cioè gli attacchi repentini, era molto manovrabile e quindi era eh, facile, più facile imparare a remare in questo tipo di imbarcazione. Poi, questa imbarcazione viene sostituita, perché ovviamente. Si degradava e quindi viene sostituita ad esempio nel corso del Settecento da altri tipi di arsile, cioè di eh, nave disalberata. Ma resta il nome fusta, anzi ancora meglio frusta, proprio per evocare quell'atto dell'Aguzzino che frustava il condannato per fargli imparare meglio la lezione. Anche questa immagine è un'immagine diciamo e se vogliamo suggestiva perché il tempo che il condannato trascorreva a Remo per imparare non veniva detratto dalla pena. Per cui era e viveva questa esperienza nella assoluta immobilità spazio-temporale. La sua pena iniziava dal momento in cui saliva nella galera e cominciava a scontare effettivamente il suo debito con la Repubblica di Venezia e quando finiva di scontare la pena doveva ripagare o con del denaro o con altri servizi a remo o in fusta come scapolo per il mantenimento e i soldi che la Repubblica aveva speso per non solo dargli da mangiare e sostentamento ma anche eventualmente se si fosse ammalato per curarlo e per i medicinali. Ecco perché molti di questi sventurati, scontata la loro pena, dovevano restare e invecchiavano letteralmente, Donde il nome avanzi di galera, perché erano povera gente che magari restava, non era più utile il remo, restava nella fusta e quindi nella fusta cercava di eh, svolgere qualche servizio. E quindi nel corso del Settecento troviamo anche degli Ottuagenari e il Consiglio dei Dieci a un certo punto decide per alcuni casi di eh, lasciarli in libertà perché ormai sono vecchi, ciechi e inabili e quindi eh, non possono nemmeno più restituire il dovuto per il loro sostentamento. Questo per farvi capire quale poteva essere la situazione, le condizioni d'animo di questi eh, condannati che stavano in fusta. Ma anche dobbiamo capire simbolicamente che cosa rappresentava la presenza di questa nave nel cuore politico della città. Perché non dimentichiamolo che la piazza, la basilica erano il cuore di Venezia, ma poi a un certo punto nel 400 la piazza si apre verso il bacino, perché si crea la torre dell'orologio, perché questa piazzetta che si apre verso il molo comincia a diventare il fulcro del rapporto di Venezia con il mare, di Venezia col suo golfo e il bacino diventa l'anticamera dell'Adriatico che è il golfo di Venezia, da sempre detto e definito nelle piante. E quindi fra le due colonne si svolgono le esecuzioni capitali, o con impiccagione oppure con il taglio della testa e Saranno per esempio uccisi tutti i vari eh, complici di Baiamonte, cui verrà tagliata la testa fra le due colonne, tutti i reati di complotto e di alto tradimento vengono puniti fra le due colonne, ma non solo, tutti i reati contro la sanità vengono puniti davanti alla porta del magistrato alla sanità perché? Perché si può vedere dal bacino, perché. La punizione deve essere leggibile, deve essere esemplare, altrimenti che punizione è? Qual è se no la funzione sociale dei privare della vita un reo se non possono assistere e comprendere il eh, reato tutti quelli che vedono da terra ma soprattutto dall'acqua? E quindi ecco che la fusta davanti alle prigioni... In questo posto, davanti al Palazzo dei Dogi viene ad assumere un valore, un significato che è importantissimo, perché dimostra che non solo la giustizia può colpire esemplarmente, togliendo la vita fra le due colonne o davanti al magistrato da sanità per chi attenta alla salute pubblica, ma che può piegare la forza dei rei al servizio della Repubblica. Può impiegare in positivo quella forza negativa che è stata usata contro la giustizia e contro quindi il, la giustizia pubblica. Questa è la sede del Magistrato della Sanità e questa appunto è un'esecuzione davanti alla porta del Magistrato della Sanità. Come vedete tutto il molo diventa un teatro per l'affermazione della giustizia repubblicana. Davanti al bacino, davanti all'Adriatico. Le fuste inizialmente erano due, probabilmente per immettere molta forza lavoro nelle navi della Repubblica ci fu una necessità di eh, mettere in piedi due navi scuola. Ne ho trovate, citate due contemporanee nel secolo, nel secolo XVI. Però nel secolo XVII-XVIII ecco che resta un'unica fusta e questa unica fusta è appunto testimoniata sempre in quel luogo. Fa dei brevi e rapidi giri di addestramento ma si piazza davanti al Palazzo dei Dogi per la sicurezza della politica e per la sicurezza pubblica. Solo in alcuni casi viene reclamata all'arsenale una seconda fusta. Un, un, un secondo arsile, attenzione, si chiama arsile, non imbarcazione completa perché non era una nave completa, era semplicemente solo lo scafo, ecco perché è coperta anche da un telone, perché non aveva tutte le strutture. Tuttavia nel corso del 600 ecco che si va a creare anche una infermeria, perché questi eh, poveri condannati... Eh beh, si ammalano anche eh, con eh, le varie insorgenze climatiche, con la pioggia, col freddo e così via. E quindi non, inizialmente li si porta all'ospedale di, di Castello, ma poi si crea un'infermeria. E se ciò non bastasse, si crea anche nel corso del Settecento una spezzeria. Perché si vede che mandare qualche... Servente fino alla spezzeria che di solito era quella del Redentore che ancora resta in uh, Calle Larga San Marco, Beh, che pensava i fatti suoi, così dicono, vi eh, traspongo eh, in italiano corrente e che perdeva quindi tempo mentre magari il Reo aveva bisogno di un'assistenza immediata, di una medicina eh, immediata, ecco che allora si crea all'interno della fusta una spezzeria e si chiede al magistrato, alla sanità, di rifornirla di medicinali, di tutti i medicinali che sono quelli fondamentali. Quindi un'unica fusta, però nel 1668, nel 1693 si chiede all'arsenale provvisoriamente un altro arsile perché scoppia un'epidemia. Vivono così in spazi ristretti e alle intemperie, è chiaro che è facile che le influenze o le epidemie si moltiplichino. E ancora nel 1715 e nel 1738 per il sovraffollamento. Ma sono dei periodi transitori, anche perché non si è attrezzati per gestire con un personale doppio tante persone. Bisogna che queste persone vengano smaltite e, e si rendano utili nella Marina veneziana oppure si mandano nelle basi in Dalmazia, dove poi saranno smaltite dalle eh, navi della, della Repubblica che fanno eh, posta lì. Questa è un'immagine del Bella che dimostra come il molo e la piazzetta fossero abitualmente popolati da cavadenti, le potete vedere qui un cavadente, cavadenti. Da eh, vari salimbanco, cioè persone che salivano nei banchi e con l'aiuto anche di commedianti della commedia dell'arte, vedete, cercavano di vendere i loro prodotti. Eh, Venezia era una piazza internazionale e quindi, per comunicare la bontà dei propri prodotti, ecco che si utilizzava la musica, il mimo, in questo caso. Questi comedianti stavano promuovendo della teriaca veneziana, cioè un Alessifarmaco, un farmaco miracoloso che era indicato per tutto e che aveva come alla base diciamo la carne di vipera. Infatti, se voi vedete c'è uno dei comedianti che ha una vipera in mano. Ecco perché vi faccio vedere questo? Perché in fondo, in fondo, dietro a questa colonna, voi vedete la prua della fusta. E in qualche caso se questi eh, ambulanti, questi venditori facevano lite fra di loro, beh, insorgevano dei taferugli. Beh, in qualche caso la fusta si girava e quindi si diceva: Attenzione, perché la fusta si gira e quindi sedava ogni possibile conflitto. Questo per farvi capire come questa nave si inserisse nella quotidianità e avesse una sua funzione e fosse data per scontata questa sua presenza, che pure era abbastanza dolorosa. Ma nel 1727 ecco che abbiamo il primo attestato della presenza dei pazzi. Si discute su come tagliare le spese e si pensa di unire la carica del segretario alla carica del padrone. Il padrone sarebbe il... Ehm, il capitano, quello che era nominato dal Consiglio dei Dieci. E così discutendo su come economizzare si dice, però bisogna attribuire a quell'unica carica tutti gli oneri di assistere e di comperare gli utensili necessari per i condannati e i pazzi, rassegnando giornalmente anche le loro cerche. Cosa sono le loro cerche? Beh, il capitano e il segretario avevano il compito giornaliero di fare l'appello e di verificare se qualcuno era scappato, se qualcuno stava male e così via. Le chiamavano le cerche. E quindi in questo eh, atto, che è un atto che registra un'attività quotidiana normale, noi veniamo a sapere che in fusta ci sono dei pazzi. E' so, è data per scontata questa presenza, non solo, e non sono poi così poco numerosi. E allora ecco che lo storico che sta facendo la ricerca è, eh, subito dice ma come io ho trovato dei pazzi che erano stati messi in fusta, ma cosa saranno? Chi saranno questi pazzi che meritano di essere rinchiusi solo perché sono dei matti? E, eh, e poi quanti saranno, quale sarà la quantità e la qualità di queste presenze? E allora passiamo a verificare le istituzioni, il Consiglio dei Dieci, abbiamo visto che la nave dipende da lui, dal Consiglio dei Dieci, e vediamo che a un certo punto nel 1734, il 28 febbraio, in una riunione del Consiglio dei Dieci si dice, si delibera di costruire un ricovero dei pazzi, perché non si sa dove metterli e bisogna trovare un posto dove sistemarli. Ma l'anno dopo non si è fatto nulla perché si lamenta nello stesso Consiglio l'ingombro della pubblica fusta, che non deve essere ingombrata da simil sorta di gente, perché danno fastidio, non sanno gestirsi, se poi sono anche violenti, beh è un problema. È vero che sono incatenati, è vero che sono al remo, ma possono nuocere anche gli altri. Quindi, come vi dicevo, dalla fine del 600 è già stata potenziata l'infermeria, perché... Eh, si potesse soccorrere quegli galeotti che cadevano malati e per restituirli alla salute e imbarcarli perché facessero il loro compito. Ma nel 1759, appunto, si era creata anche una spezzeria. E allora, beh, viene da fare una considerazione: quella nave che era nata per addestrare e domare corpi sani a remo perché fossero utili al servizio della Repubblica. Si sta trasformando in un cronicario, sta avendo, sta subendo un mutamento strutturale e funzionale, e questo mutamento ci è testimoniato il 9 aprile 1763, quando in Senato, quindi dentro al palazzo, poco distante dalla fusta, spiacevole riesce la notizia che la fusta è affondata, e è affondata e si è dovuto mettere. In, in sicurezza, in fretta e furia, tutti i condannati nelle vicine carceri. E il motivo per cui è affondata è ancora più emblematico, perché è affondata per una vecchia falla mal riparata. Dunque noi registriamo questo mutamento strutturale di questa nave che doveva fare dei giri di estramento, quindi doveva essere veloce e maneggevole e soprattutto intera. Ma troviamo un'altra indicazione, quindi quella volta poi l'arsenale ha fornito un'altra fusta, ma nel 1769 prima della festa dell'ascensione ecco che ritroviamo un altro dibattito, ma dicono i senatori sarà il caso di farci fornire un'altra fusta, eh, ma costa, eh, ma per la festa dell'assenza bisogna che sia bella, che sia in ordine. Forse facciamola restaurare. E allora vedete ancora una volta c'è un dibattito su questa nave che comincia ad essere eh, qualcosa che ha una funzione diversa da quella per cui è stata costruita. Questa pianta però è molto bella perché ci mostra la fusta praticamente in sfilata. Vedete c'è scritto sotto la fusta con il suo capitano del Consiglio dei Dieci. Ma quanti pazzi ci furono e furono accolti? Per fortuna ci sono rimasti alcuni libri mare. I libri mare sono i libri in cui si registrava la presenza di tutti i condannati e di tutti coloro che entravano nella fusta o non erano dimessi. In questo caso si tratta proprio di dire erano dimessi. Perché? Dal 1781 al 95, cioè dal libro mare che ci resta, noi vediamo che c'è una raffica di ingressi, in alcuni anni appunto nel 91 addirittura 11, guardate nel 95, nel, negli anni appunto dal 93 al 95: 11, 12, 14. Ma guardate anche quanti morti per anno, quindi ne morivano mh, parecchi. E, in un'altra statistica invece relativa al convento nell'isola di Santo Spirito scopriamo che ci sono degli altri pazzi, perché questi frati osservanti francescani fuggiti da Candia che si erano insediati nell'isola dal 1771 avevano ricevuto il compito dagli inquisitori di Stato e dai capi del Consiglio dei Dieci di tenere delle prigioni. Delle camere, prigione. Per chi erano destinate? A chi erano destinate queste camere? Ai figli discoli dei patrizi. I patrizi erano tenuti al decoro, al segreto, a un certo comportamento che fosse degno della repubblica che rappresentavano, ma soprattutto che tutelassero la sicurezza dello Stato. Quindi i patrizi che parlavano troppo, che frequentavano persone che non andavano bene, stranieri che non andavano bene, che quindi erano in odore di tradimento o di delazione, ecco che erano messi sotto controllo dai consigli, inquisitori di Stato. Non dimentichiamolo: uno di questi che era strettamente controllato fu Giacomo Casanova, per esempio. Ecco quindi: gli inquisitori di Stato accoglievano le suppliche dei padri di famiglia nobili che riscontravano che i loro figli avevano dei comportamenti scorretti oppure si davano all'alcol oppure frequentavano che so, postriboli anziché fare il cursus honorum del, di un patrizio veneziano quindi ricorrendo all'inquisitore di stato questi concedevano ai patrizio di isolare o di rinchiudere in una cella di santo spirito il Loro figlio fino a quando non avessero ritenuto che era stato recuperato. Dopodiché potevano eh, liberarlo autonomamente. Però, se questo perseverava nel, eh, non, eh, nel non fare quello che si doveva fare un patrizio, bene, tante volte questa detenzione era imposta dagli inquisitori di Stato. La prima e la seconda volta, vabbè, il padre lo poteva liberare quando voleva e se riteneva giusto, ma dalla terza volta in poi, e invece, eh, erano gli inquisitori che infliggevano una pena come fosse una pena giudiziaria. Nel 1798, 11 pazzi, per esempio, erano mantenuti dalla famiglia, perché queste erano famiglie patrizie, quindi chiedevano l'isolamento del figlio e giustamente ne pagavano il mantenimento e solo quattro dallo Stato. Perché vi ho eh, presentato questa statistica? Perché ci aiuta a capire che pazzi andavano in fusta. Ma soprattutto abbiamo nel 1786 un processo del Consiglio dei Dieci che è una questione di famiglia. Anzola Diotei che è sposata a un falegname, Antonio. Va dal, fa una supplica ai capi del Consiglio dei Dieci e dice, guardate, mio marito è matto, va a importunare le suore del vicino convento dicendo che è lo Spirito Santo, molesta tutto il quartiere, esibisce una serie di testimoni che confermano. E poi Andola dice, io senza il marito alla segheria, ma non fa andare alla segheria, non ho, non ho denaro, quindi per piacere mettetelo in pubblica fusta. E viene messo nella pubblica fusta. Quindi questa è una testimonianza di come anche procede l'iter giudiziario per isolare e riconoscere un pazzo furioso. Ma la sorella di Antonio protesta, dice: eh no, come in pubblica fusta? Ma lui ha i denari per potersi mantenere a San Servolo, dignitosamente e non soffrire come un povero reo nella fusta. E questo che era un procedimento per eh, togliere eh, diciamo, la libertà a Diotei, a, eh, a Antonio, si trasforma in un'indagine sul patrimonio familiare. E il Consiglio dei Dieci poi, gli inquisitori e il Consiglio dei Dieci decideranno che... La famiglia ha i denari per poter mantenere dignitosamente a San Servono Antonio Diotei, che sarà trasferito. Qui abbiamo un altro eh, momento chiave per capire come funziona anche l'isolamento delle persone che non sono povere e che quindi possono pagarsi sia Santo Spirito, guardate nella pianta dove è collocata Santo Spirito, vedete anche il convento con le sue camere. Eh, per contenere i discoli e vedete anche un'altra pianta in cui possiamo vedere la localizzazione della fusta, possiamo vedere la localizzazione di San Servolo e anche di Santo Spirito. Perché i luoghi della follia sono così importanti da verificare? Perché in realtà noi assistiamo a un lento, graduale, ma inarrestabile allontanamento e rifiuto della pazzia, dei comportamenti devianti dalla città. Ma a differenza degli altri stati in cui il grande internamento è un fenomeno che era maturato su lungo periodo e che aveva creato gli, genero, gli ospedali generali e quindi questi grandi eh, contenitori repressivi, a Venezia è una risposta che le istituzioni danno è una risposta che non vorrebbero dare, è una risposta alle richieste che vengono dai diversi strati sociali, dai poveri che non vogliono i loro pazzi furiosi a casa e quindi si è costretti a metterli in fusta, dai ricchi che vogliono utilizzare il Santo Spirito, quindi dei conventi, i più ricchi beh, possono utilizzare le loro ville di campagna e pagano. Loro servi per custodire la pazzia della nobiltà agiata, mentre invece quelli che sono i borghesi o i patrizi che hanno delle disponibilità ricorrono a San Servolo. Ma che cos'è San Servolo? Questa è un'altra bella pagina della nostra storia di Venezia. Venezia aveva un ospedale per le milizie alla eh, punta di Castello. A un certo punto, questo ospedale è sovraffollato, funziona male, eccetera, e il Senato ha avuto modo di conoscere. Di patrizia hanno avuto modo di conoscere dei frati Fate Benefratelli, che venivano per comprare da Milano gli alambicchi nelle fabbriche di Murano e le molte spezie che arrivavano da Oriente e da tutto il Mediterraneo. Erano due o tre fraticelli, Fate Benefratelli Fratelli, un ordine ospedaliero. E quindi il Senato, avendo conosciuto anche la perizia di questi frati, che fra l'altro avevano anche delle conoscenze chirurgiche e mediche, quindi facevano anche la pratica chirurgica e la pratica medica. E allora chiedono loro di gestire l'ospedale di Messer Gesù Cristo, che è appunto a Castello. Se non che quell'ospedale non va più bene, è sovraffollato e quindi la scelta del Senato cade. Sull'isola di San Servolo, questa isola che era stata dei Benedettini, poi delle Benedettine, poi era stata per un lungo periodo deserta. Ma poi, dopo la guerra di Candia, era successo che molte povere religiose erano scappate per non essere eh, diciamo trucidate o violentate dalla, eh, dai musulmani. Quindi tutte queste monachelle di diversi ordini erano state accolte nell'isola di, eh, di San Servolo. E il Senato già dalla fine de, dagli inizi del Settecento, dalla fine del Seicento, aveva, aveva bloccato le, eh, nuove, diciamo, eh, eh, le nuove assunzioni, le, le, le nuove monacazioni in eh, San Servolo perché voleva liberarsi l'isola. Addirittura pensate che c'è... Un medico che fa uno studio sulla eh, buona aria sa e sana di queste isole con riferimento a San Servolo perché restano tre monache ultra ottuagenarie che non lasciano libera l'isola. Finché a un certo punto il Senato decide che siano poste in diversi eh, conventi, l'isola si libera e quindi ecco che si trasferiscono nell'anno seguente i Fatebene Fratelli. E con 400 soldati mm, ammalati e feriti. Il, la Repubblica ha bisogno di forze nuove perché la guerra macina vite, e quindi i soldati vengono portati nell'isola che va bene perché non possono scappare dall'isola, vengono curati e poi rimandati nelle navi. Ma nel 1719, i Fate Bene Fratelli riescono a ottenere un riconoscimento che è molto inviso a tutte le spezierie veneziane. Perché la Repubblica era la cliente delle spezierie per rifornire l'armata, per rifornire la fusta, per rifornire l'armata. E quando si rende conto che i fate bene fratelli si sono creati il loro orto, che per l'ospedale militare creano le loro medicine, e hanno dei prezzi concorrenziali. Bene, fanno con loro un contratto nel 1719 dicendo che riforniranno tutta l'armata, quindi tutte le navi della Repubblica nel Golfo, e questo ovviamente desta una eh, insurrezione in tutte le spezzerie veneziane. Tant'è che il decreto del Senato sarà. Un decreto bloccato in cui si dice che nessuno potrà porre parte eh, diversa o per modificare questo, proprio perché è legata questa decisione agli interessi economici della Repubblica. Ma questo comunque è una cosa importante di San Servolo, che diventerà sempre più importante. Sia per la spezzeria, questi sono dei vasi ancora che ci sono restati, sia per la libreria perché i eh, medici dei Fatebene Fratelli eh, si faranno molto stimare e saranno molto importanti e ci hanno lasciato una bella anche libreria. C'è una dispensa cibaria, vedete, nel, nell'isola di San Servolo, ma anche lì dal 1725 ecco che si insinua una nuova presenza inquietante e per i fate bene fratelli abbastanza devastante perché non la vorrebbero ma questo primo pazzo viene ricoverato nel 1725, è un borghese, ne segue un secondo nel 1732 e pensate muore 17 anni dopo lì a San Servolo, poi ancora nel 37 un terzo e poi, ancora un, e poi cominciano anche a entrare dei nobili. Questi sono i primi quattro, ma in realtà è una sequenza che diventerà inarrestabile, tant'è che San Servolo comincerà ad essere identificato come il ricovero per i pazzi agiati che si sottraggono alla fusta. E quindi molti, o meglio molti, alcuni dei pazzi ricoverati in fusta perché erano furiosi. Con l'intervento poi dei loro cari passano a San Servono perché gli pagano la retta. Ma a San Servono c'è anche un'altra devianza. E questa è un'altra devianza molto importante, molto interessante, che si cerca di reinserire dal 1529. 1529 è un anno che ha seguito delle epidemie, ha seguito delle invasioni di torme di mendicanti a Venezia. E quindi la città è stata messa sotto la pressione di eh, molte presenze eh, di mendicanti, ma anche di giovani sfaccendati che costituivano un problema per l'ordine pubblico. Quindi si pensa di rastrellare questi giovani, si fa una legge contro la mendicità che stabilisce che questi giovani di età molto... Eh, Molto già giovane, cioè dai 9 ai 12-14 anni, vengano presi e mandati nelle navi come mozzi, come mozzi. Devono imparare a navigare: saranno i provveditori alla sanità a fornire il biscotto per il loro mantenimento, avere dei registri per il loro imbarco e a controllare che i capitani li tengano sotto la loro diretta responsabilità, non li vendono, non li sfruttano, non li sottopongono a eh, violenze di ogni genere, stabiliscono addirittura che i mozzi al ritorno dei loro viaggi possano denunciare i capitani o chi li ha sottoposti a delle violenze e stabiliscono che nessuna nave possa uscire dal porto se non abbia un certo numero di mozzi commisurato alla sua stazza e al numero dei marinai, perché ovviamente questi giovani erano discoli e scapestrati e quindi erano avvezzi a qualsiasi tipo eh, di tafferuglio e quindi era importante che il loro numero non fosse troppo alto, perché altrimenti avrebbero messo in crisi l'equipaggio. Nel 1703 si cerca. Di facilitare questo reclutamento, e nel corso del Settecento si cercherà di immettere anche i poveri di famiglie estremamente disagiate. E allora si creano anche delle, eh, dei proclami, per esempio, i Chioggiotti sono molto poveri, e allora si decide che le famiglie con tante bocche da sfamare di Chioggia possano avviare e presentare i loro figli giovani per imbarcarli come mozzi. Ma prima di imbarcarli, anche questi bisogna dargli un po' di disciplina. E allora si era sempre utilizzato il sistema di prendere questi giovani scapestrati con delle retate in giro per la città e di sbatterli in carcere e poi di imbarcarli. Eh, ma dei bambini di famiglie povere, solo per il fatto di essere poveri, non possono essere messi nelle carceri. E quindi nel 1717 si decide di collocarli a San Servolo. Non possono scappare, possono fare dei danni molto limitati, possono essere istruiti, educati da qualcuno dell'Armar che cominci a insegnare a loro come si vive la vita di mare, per poi dopo imbarcarli. Non solo, ma si decide anche di dargli un certo numero di vesti, li si spama, insomma li si prepara. E una volta imbarcati... A ogni viaggio, come vi dicevo, venivano controllati, venivano eh, soprattutto appurato che non venissero venduti come schiavi, oppure che non, non fossero eh, lasciati, abbandonati da qualche parte. Ma la cosa importante era che dopo tre anni potevano entrare nel ruolo di marinai della Repubblica. Quindi era un avviamento al lavoro, quindi era un tentativo di inserimento. Anche questo è un dato importante di questa Repubblica Marinara che cerca di recuperare anche quelle devianze che sarebbero di eh, difficile rieducazione. Questo è un capitano di nave, uno di quei capitani che doveva ogni, <coughs> ogni volta relazionare. E questa è una fede che dichiara che una nave può uscire perché ha il suo numero, adesso non ve la leggo perché credo che sia anche difficile, no, la leggete forse meglio di me, ma eh, dichiara che eh, ha il suo numero di mozzi e che quindi può lasciare il porto. Perché capite bene che molti ca ca capitani avrebbero fatto volentieri a meno di questa presenza un po' scomoda e un po' recalcitrante. Questo è un proclama del magistrato della sanità che appunto stabilisce che siano messi nell'isola di San Servolo e che il loro lavoro resti limitato a soli tre anni in figura di Mozzi e che poi possano eventualmente decidere di restare con salario nella Marina Veneta, ovviamente se si sono comportati bene. Ma vi ho parlato quindi dei pazzi, dei pazzi del loro allontanamento dalla città che poi diventerà definitivo, perché nel 1797 crolla la Repubblica, quindi la municipalità provvisoria abolisce la fusta, decide che tutti i matti vadano a San Servolo, anche da Santo Spirito, quindi c'è l'omologazione al grande interna internamento europeo, cioè alla nuova eh, legge manicomiale, alla psichiatria e quindi diciamo che anche Venezia si inserisce in questa cultura psichiatrica manicomiale eh, europea, mentre invece era rimasta un po' in eh, queste pieghe di una originalità, come vi ho spiegato, del tutto marinare e marittima. Non abbiamo parlato delle pazze, o meglio ve me ne ho parlato prima, dicendo che le pazze in famiglia beh, restavano tanto, difficilmente avevano grandi disponibilità autonome e anche finanziarie, eh, beh, quelle, eh, quella delle pazze è veramente una condizione assolutamente disagiata le matte eh, sifilitiche ma, malate e quelle eh, che avevano compiuto dei, dei reati si ritrovano nelle prigioni in un sola roll in una condizione terribile ehm, sia di spazi sia anche eh, malsana e più volte viene lamentata la loro condizione tuttavia proprio con la caduta della Repubblica l'ultimo doge Ludovico Manin nel suo testamento ricorda proprio le pazze. Dispone che siano consegnati 100.000 ducati da utilizzarsi parte nel mantenimento di tanti pazzi furiosi e mantecatti. Cita in particolare le pazze e questo, e, e questo lascito consentirà poi di creare. A San Servolo, il manicomio centrale dei due sessi. Ecco, vedete come tutta la storia e le storie si ricongiungono per consegnarci poi una sorta di arcipelago della follia. A San Servolo, vedete, entrano dal 1725 al 1812, 1130 pazzi, vabbè, dimessi 731, fuggiti 24, suicidi 4, morti 245. Ma soprattutto erano accettati per raccomandazione o per ordine del Consiglio dei Dieci e, come vi dicevo, nel 1797 tutti i pazzi della fusta erano passati a San Servolo. Comincia la nuova epoca manicomiale con Luigi Portaluppi e con i eh, Frati Fatemene Fratelli. Queste sono pagine che voi potete trovare. Abbiamo due nuovi grandi Piaghe del Veneto, una è la pellagra, la monoalimentazione a base di mais che è povera di vitamina e quindi produce le 3D, dermatosi, diarrea, demenza. L'ultima fase è la demenza, quindi i manicomi si riempiono e da tutto il Veneto, ecco che nel manicomio provinciale di Venezia a San Servolo, arrivano questi pelagrosi e molto spesso basta che mangino un po' di vitamina e guariscono. Infatti in molti di questi registri noi abbiamo l'arrivo di queste persone, vedete a sinistra ammalato malato, pe sindrome pelagrosa, e a destra vedete come si è ricomposto, ha eh, riguadagnato la salute, ecco, che è guarito e uscito. Ma un'altra delle malattie del Veneto è l'alcolismo molti all'ultimo stato dell'alcolismo ecco che eh, finiscono in ospedale psichiatrico e talvolta ai noi eh, le misure sono misure contenitive, sono i manicotti, sono eh, i polsi, sono eh, questi corpetti di, di costrizione e quando viene l'imperatore d'Austria, ormai Venezia è, è ormai sparita, e trova San, a San Servolo 570 ricoverati, di cui 210 pazzi e 360 piagati. Molti di questi piagati probabilmente erano anche sifilitici, ma eh, comunque le piaghe erano, una, eh, erano frequenti anche in sindromi pelagrose. Nel 1927 c'è un progetto eh, delirante di questo Giovanni Pat eh, Battista Posniak, che decide che tutti i pazzi del Trentino Alto Agile del Veneto, debbano tutti andare all'ospedale civile e comincia a, a, a organizzare questo trasporto. E Venezia è invasa da queste torme di malati di menti, fra cui anche un ingegnere di Padova che era assolutamente sanissimo e non si capisce come sia stato rastrellato, dice appunto il resoconto: e vengono imbarcati in barche che girano per la laguna, girano per i canali e non sanno dove andare. E quindi viene eh, bloccato il progetto, si decide che i furiosi vadano a San Servolo nell'isola e che i tranquilli vadano al civile, salvo poi dopo si eh, riuscirà a fare in modo che tutte le pazze vengano mandate al civile e i furiosi e i, i malati più difficili da contenere siano a San Servolo. Voi capite come la psichiatria o l'organizzazione psichiatrica manicomiale brancoli un po' per tentativi. Fatto sta che vedete a sinistra c'è l'immagine di una pelagrosa, molte di queste donne che erano ricoverate come pazze al civile erano appunto eh, pelagrose e eh, al civile sarà talmente alto il numero di Pellagrose, a destra voi vedete il libro in cui ho fatto il censimento di tutti i fondi dell'Ospedale Civile, in cui appunto ho potuto verificare tutte le presenze delle, delle pazze, che è un capitolo molto interessante del nostro ospedale veneziano. E fu nel 1847 proprio per ospitarle costruito il manicomiale. Voi lo vedete ancora, è l'angolo sulle fondamenta nuove fra il Rio dei Mendicanti e il e l'angolo verso la laguna, quindi verso il fondamento 9. Ma finalmente nel 1880 ecco che si individua una nuova isola, un nuovo contenitore manicomiale, l'isola di San Clemente. Come era stato individuato San Servolo? San Servolo resterà la eh, malattia maschile e a San Clemente, eh, si rinchiuderà quella femminile fino agli anni eh, 90 del Novecento, quando poi per la legge Basaglia ecco, che scomparirà. Queste sono le eh, immagini di San Clemente Comera e le immagini del grande reclusorio di cui resta ancora oggi traccia, ma è trasformato nell'ennesimo albergo, ma che è sempre interessante da, da vedere perché ha conservato queste strutture, strutture monumentali. Quindi diciamo che l'itinerario della follia si conclude in queste isole per poi dissipare questa realtà istituzionale con la legge Basaglia e quindi con tutta l'antipsichiatria e con tutta quella eh, trasformazione in epoca moderna del rapporto nei confronti della devianza. Ma certo che la fusta in tutta questo, eh, questa storia, in tutta questa evoluzione storica, beh, ci sta a testimoniare una soluzione assolutamente peculiare della città anfibia della civiltà veneziana, della Repubblica, che aveva tardato a dare delle risposte repressive adottando quelli che erano i suoi sistemi di eh, contenzione, di repressione della criminalità e cercando di inventare dei sistemi multipli anche per rispondere alle esigenze di contenere e contrastare la follia, esigenze che arrivavano dai vari strati sociali e che quindi io spero di avervi illustrato e che ho scritto nel libro cui vi invito eh, a, a partecipare alla presentazione che sarà in, in maggio, che ormai so già le ho già corretto le, le bozze e quindi il libro si intitola come questa conferenza per cui vi ho anticipato alcuni dei temi che tratto e vi aspetto tutti al convento di Santa Polonia dove ve lo presenterò. Grazie.